Questo speciale è stato realizzato da conduttori non iscritti all'Ordine dei giornalisti. Nei primi sei mesi di quest'anno la Regione Marche ha un saldo positivo tra lavoratori entrati nel mondo del lavoro e lavoratori fuoriusciti, un saldo di oltre 14.000 unità. Questo fa ben sperare in un segnale di ripresa e una ripresa anche della produttività. Qui a Sant'Angelo in Vado la Confartigianato parla del Job Act e di come questa riforma voluta dal governo Renzi ha inciso e inciderà nel futuro. Qui se ne parla e noi sentiamo i protagonisti. Allora, il Job Act pare abbia dato un impulso in questo momento all'occupazione, però la prospettiva qual è? Come ci possiamo buttare in avanti come previsione? Ma io devo dire che oggi approfondiamo il tema del Job Act, presentiamo soprattutto alle imprese questa nuova legge che regolamenta il mondo del lavoro. Sicuramente ha degli aspetti positivi e degli aspetti anche negativi. Sicuramente dalle statistiche sembrerebbe che in qualche modo ci sia stato un incremento di occupazione, ma in realtà potrebbe essere regolarizzazione di contratti a termine e che oggi le imprese usufruiscono, diciamo, di questa opportunità per regolarizzare, e la cosa la vedremo nel futuro. Io mi auguro anche che, visto, diciamo, in alcuni settori un rilancio e, diciamo, una crescita di produttività, non in tutti i settori ma in alcuni, andando avanti si possa avere dei risultati migliori e che possa comunque implementare diciamo, l'occupazione. Noi come Regione Marche siamo una regione più artigiana d'Italia e abbiamo ancora questo primato e oggi l'artigianato è il motore dell'economia locale, non solo locale ma anche a livello nazionale, perché purtroppo la grande impresa, che era il motore dell'economia, noi eravamo il vagone, oggi loro non ci sono più, o perché hanno chiuso o perché hanno delocalizzato, perciò la potenza di traino non ce l'hanno. E noi vogliamo far valere, diciamo, questo ruolo, questa importanza, questa flessibilità, questa capacità comunque di innovare, perché c'è una grandissima innovazione su tutto il settore dell'artigianato, vuoi nei processi, vuoi nei pensieri, vuoi nel coinvolgimento di giovani universitari, vuoi per cambiamenti dovuti alla crisi, c'è una grande innovazione. Io sono convinto che l'immediato futuro possa, diciamo, questo comparto possa dare delle belle risposte e rilanciare l'occupazione e riappropriarsi, diciamo, di quel ruolo di motore economico di un territorio. Ecco, l'export che ruolo gioca anche in questo contesto, sempre parlando di occupazione, ma se parliamo di occupazione poi viene da pensare facile che se c'è più occupazione c'è anche più produzione, quindi più sviluppo, più vendita. Sì, come dicevo, ci sono dei settori che, soprattutto quelli che fanno esportazione, hanno sicuramente, diciamo, un ruolo importante, e l'esportazione alla nostra regione è cresciuta di oltre il 10%. Perciò voglio dire, è un segnale importante, però dobbiamo sì guardare l'esportazione, poi guardare, diciamo, questi comparti, ma noi abbiamo bisogno di rilanciare anche il mercato interno, abbiamo bisogno di valorizzare alcuni settori che non sono solo quelli della produzione, ma ci sono anche imprese di servizio, che se non riparte l'occupazione e non riparte il lavoro, anche i servizi soffrono, diciamo, di produttività. Che è importante per tutti, che è il lavoro.
Le Marche hanno un saldo positivo in questo momento con gli ultimi dati tra usciti e immessi nel mondo del lavoro. Questo cosa significa in termini naturalmente di prospettiva a livello regionale? Significa che si può ricominciare a lavorare con delle politiche attive, mirate, e il Job Act in questo ci viene in aiuto, soprattutto riguardo ai giovani, riguardo alle persone che sono chiamate ad una flessibilità e sono chiamate a riconvertirsi a livello lavorativo. Quindi è interessante che si inizi a parlare di politiche attive, visto che soprattutto sono state per il mio assessorato finora delle vertenze di lavoro per delle crisi. Ecco, il mondo del lavoro con questa crisi che insomma c'è stata è profondamente cambiato, si è trasformato sia dal punto di vista dell'imprenditore ma anche del lavoratore. Non sarà più quello che conoscevamo prima. Che cosa possiamo avere davanti a noi? Che cosa potranno avere le generazioni che si mettono nel mondo del lavoro in questo momento? E questa è una bella sfida, è una bella domanda, è una domanda reale, realistica. Io credo che dobbiamo metterci nell'ottica sicuramente di una internazionalizzazione di ciò che significa lavorare, non perdendo però la ricchezza delle nostre maestranze. Le Marche hanno una tradizione molto forte e quindi bisognerà lavorare sul ricambio generazionale, sull'autoimprenditorialità, non perdendo comunque un DNA che appartiene. Quindi la piccola e la media impresa rimane ancora il nostro motore trainante? Rimane il motore trainante, ma è necessario un lavoro di orientamento per figure professionali nuove che riescano ad essere competitive. Allora, la nuova previdenza che si prospetta anche per quelli che forse la guardano più come un miraggio o come un qualcosa di irraggiungibile, insomma, che previdenza sarà rispetto a quella che conoscevamo noi, la nostra generazione? Ma la nuova previdenza dovrà sicuramente tenere conto del rapporto tra le entrate in tema di contribuzione, appunto, e le uscite che prevalentemente sono date dall'erogazione delle pensioni. Questo rapporto è stato modificato nel corso degli anni. Per fortuna, con l'adeguarsi e l'aumentare della speranza di vita, sicuramente bisognerà rimodulare un pochino il welfare nel suo complesso, non solo l'erogazione di queste prestazioni pensionistiche. Ecco, il problema rimane però per chi è, come si dice, a metà del guado, no? Quelli sono i più, come dire, forse penalizzati. Per loro che cosa ci può essere per colmare il gap che purtroppo hanno di perdita? Ma sicuramente gli ammortizzatori sociali che sono stati messi in campo hanno in qualche modo calmierato un pochino questa difficoltà, soprattutto per chi ha perso il lavoro e ancora non è in età o non ha i requisiti per la pensione. In effetti è uscita la NASPI sappiamo che è l'indennità di disoccupazione che può arrivare fino a 24 mesi di indennizzo in attesa e con la speranza che si risolva il problema o con la rioccupazione o con l'accesso al pensionamento. Questo speciale è stato realizzato da conduttori non iscritti all'Ordine dei giornalisti.